Allora ragazzi, veramente che peccato incominciare così il campionato pronti via con una sconfitta contro uno degli avversari che sappiamo che ci darà molto, diciamo così, filo da torcere. Ovviamente una sconfitta che ti lascia anche quel sapore amaro, non tanto per non aver portato a casa dei punti, ma soprattutto per come è arrivato. È arrivato comunque con un Catania che ha giocato un'ottima, a mio avviso, prestazione, ma ora ci andremo con calma ad analizzare quello che è stata appunto la gara che hanno fatto i nostri giocatori. Innanzitutto diciamo che spettacolo ragazzi, il colpo d'occhio che ci ha regalato ieri il Massimino riqualificato, come sappiamo, con i lavori, questi famosi lavori che da mesi si stanno sviluppando nell'Angelo Massimino per cercare di riqualificarlo e per cercare di, comunque, per così dire, modernizzarlo. Bellissimo il colpo d'occhio dall'alto, no? Con le immagini di Sky, comunque con il drone che si apprezzava, no? Questa bellissima pista atletica di questo colore azzurro che risalta tantissimo, no? Soprattutto con questo colore acceso verde del campo, questo campo, questo terreno di gioco finalmente all'altezza di una squadra comunque importante, di una squadra comunque tecnica. Ieri bello, il pallone scorreva in maniera comunque piacevole e dava la possibilità a entrambe le squadre di poter giocare comunque a calcio. Poi comunque il nuovo impianto di illuminazione, i nuovi seggiolini, il nuovo tabellone luminoso, veramente un Massimino, diciamo così, rimodernizzato e un po' più, per così dire, svecchiato da quello alla quale eravamo abituati negli anni passati. Detto questo, del bellissimo colpo d'occhio che ci ha regalato ieri il Massimino e anche la tifoseria, che sappiamo che comunque ha risposto in maniera importante, ma non c'era ovviamente non c'erano dubbi su questo. Ovviamente un campionato importante che stava per incominciare, pronti via una partita di cartello importante contro un avversario molto molto complicato, ed ecco che è arrivata questa risposta importante da parte del pubblico. Partirei poi dal discorso legato al nostro avversario. Io credo che siamo stati anche un pizzico sfortunati per quanto riguarda il sorteggio. Io quando ho visto alla prima giornata comunque il Crotone, che sicuramente insieme a noi, che sicuramente insieme all'Avellino, che sicuramente insieme al Benevento saranno le quattro squadre che reciteranno un ruolo da protagonista in questo campionato, e tutte e quattro, anche se in maniera magari diversa, cercheranno a diciamo così di lottare per arrivare al primo posto. E consideriamo che il Crotone parte da un progetto, per così dire, che è già avviato dall'anno scorso, quindi parte in una situazione più avvantaggiata rispetto a noi, così come anche lo sarà per l'Avellino. Diciamo che sia il Catania che il Benevento saranno, per così dire, le due squadre che dovranno prima calarsi nel ruolo del campionato, diciamo così, di Serie C, trovare i giusti meccanismi. Ed ecco perché a mio avviso Avellino e Crotone sotto questo punto di vista partono, diciamo così, avvantaggiato. Poi consideriamo che il Benevento scende da una categoria superiore, consideriamo che noi saliamo invece da una categoria inferiore che era quella della Serie D, consideriamo che noi abbiamo appunto dovuto cambiare quasi un'intera squadra, perché sono pochi i riconfermati della passata stagione, e quei pochi riconfermati della, diciamo così, della scorsa stagione, la maggior parte di loro non sono manco titolari o diciamo così non saranno nemmeno titolari. Quindi noi, tra tutte e quattro queste squadre che reciteranno un ruolo da protagonista, siamo la squadra che ha cambiato più di tutte. Abbiamo cambiato allenatore, che ovviamente ha delle idee totalmente diverse dall'allenatore dell'anno scorso, abbiamo cambiato quasi un'intera squadra, e quindi ci sarà bisogno di tempo per cercare di assimilare questi, diciamo per così dire, meccanismi che porteranno il Catania a giocare e ottenere comunque risultati importanti in questo campionato. Ecco perché pronti via affrontare il Crotone, quando ho visto, diciamo così, il sorteggio, un po' storto, per così dire, la bocca. Avrei preferito un impegno un po' più, per così dire, soft, e poi cercare di affrontare le cosiddette big più avanti, quando i meccanismi saranno un po' più oleati. Detto questo, mi sento di dire che sono molto, ma molto più fiducioso oggi, dopo purtroppo la sconfitta all'esordio contro il Crotone, quindi dopo aver regalato, per così dire, uno scontro diretto già a un'avversaria, dopo aver regalato i tre punti a un'avversaria, ma sono molto più positivo oggi rispetto a quanto non lo fossi, diciamo, ieri prima della partita, perché fino a ieri per me il Catania era una vera e propria, per così dire,
dire incognita. Perché? Perché noi in tutto il ritiro, in tutta la preparazione che ha svolto quest'anno il Catania d'estate, non abbiamo visto una sola amichevole, diciamo così, di livello. Abbiamo visto solo qualche allenamento congiunto che comunque non ha i ritmi, non ha per così dire il livello di una vera e propria amichevole, figuriamoci i ritmi e i livelli di una partita comunque ufficiale come questa, diciamo, di stasera. Quindi c'era il dubbio di come magari avremmo visto questo Catania. Mi aspettavo magari un Catania un po' più, diciamo così, ingolfato dal punto di vista sia fisico ma anche dal punto di vista, diciamo così, delle trame di gioco. Invece sono rimasto molto molto sorpreso, perché ieri ho visto soprattutto nel primo tempo un gran Catania, un Catania che comunque ha ottenuto, diciamo così, ha sviluppato delle manovre di gioco importanti, che non sembrano le manovre di gioco di una squadra che praticamente ha cambiato l'intero 11 quasi titolare, a parte Rapisarda, a parte comunque Rizzo e a parte Sarau, che a mio avviso ha giocato solo esclusivamente perché il Di Carmine, che dovrebbe essere l'attaccante titolare, ancora indietro nelle condizioni fisiche. Quindi una squadra che ha cambiato tutto, che ha cambiato anche allenatore. Non mi aspettavo di vedere un primo tempo così, diciamo, di livello, perché a parte la sfortuna, come sappiamo, che ovviamente i pali, i legni, le traverse non ci hanno portato così a segnare il primo gol, però abbiamo visto delle trame di gioco importanti. Anche la stessa occasione che ha portato al palo clamoroso dello stesso Zamarini è un'azione che è stata sviluppata molto bene sulla corsia comunque di sinistra, con Marsura, comunque con Mazzotta, con poi il passaggio, se non mi ricordo male, da parte di Rocca per Zamarini. Quindi questo inserimento da parte della mezzala, e lo stesso Zamarini molto molto bravo lì, perché quando è andato nell'uno contro uno contro il difensore del Crotone ha fintato, diciamo così, la possibilità di andare sulla parte destra, quindi di portarselo sul piede comodo sul destro. Lo stesso difensore del Crotone lo stava temporeggiando, lo stava aspettando, perché si aspettava che lo stesso Zamarini magari allungasse la falcata sulla destra per andare poi a tirare in diagonale. Invece lo stesso Zamarini è stato bravo a rientrare sul sinistro, e questo ha spiazzato il difensore del Crotone. Poi ha calciato anche molto bene col sinistro, e lì è questione di centimetri, palo ovviamente un po' più esterno, 1-2 centimetri più a sinistra sarebbe stato palo gol, e staremmo qui a parlare totalmente di un'altra gara. Però fissiamoci su come è stata sviluppata questa azione sulla sinistra, con dei passaggi comunque di prima e con l'inserimento della mezzala. Ecco, mi riferisco a questa prestazione che io magari non mi aspettavo già di vedere nel primo tempo. Poi tanta intensità, andavamo a prendere comunque gli avversari molto molto alti, correvamo tanto. Lo stesso Chiricò, che ha fatto dei ripiegamenti difensivi importanti, ho visto Chiricò in 2-3 circostanze andare a inseguire il portatore di palla del Crotone, andargli a strappare proprio il pallone. Qualche volta ha commesso anche fallo, ma questo proprio atteggiamento anche degli esterni, e lo stesso Marsura lo ha fatto, di ripiegare, di aiutare con molta energia in fase comunque difensiva, non me l'aspettavo. Quindi ho visto un Catania che ha sviluppato soprattutto nel primo tempo delle ottime trame di gioco, e soprattutto un Catania che ha messo tanta intensità per una squadra che, ripeto, non ha fatto una sola amichevole di livello in questa preparazione, in questa estate, solo qualche allenamento congiunto con qualche compagine, diciamo così, di eccellenza. Queste partite che poco sono, per così dire, allenanti. Quindi non mi aspettavo un Catania, diciamo, a questo livello. Ecco perché oggi sono molto più fiducioso rispetto a ieri. Prima della partita per me era una vera e propria incognita. Quello che volevo vedere era se il Catania era in grado di poter comunque giocare, a che punto fosse il Catania sia dal livello fisico che sia dal punto di vista delle trame di gioco. E sinceramente per me il risultato di ieri è un risultato frutto della, per così dire, della sfortuna, perché ho visto un ottimo Catania. Credo che siamo veramente a un punto importante. Credo che la squadra sta incominciando ad assimilare quello che è il modo di giocare dello stesso Tabbiani, e credo che dopo 2-3-4 partite vedremo già un Catania di altissimo livello. Ecco perché, nonostante i 0 punti in classifica dopo la prima giornata, sono molto molto fiducioso. Ora non so dove arriveremo, se arriveremo comunque a vincerlo questo campionato, perché, ragazzi, lo ripeto, non sarà facile. Ci sono altre 3 squadre insieme a noi di altissimo livello. Quindi io questo
per così dire, questa parola che sento spesso: dobbiamo vincere, ragazzi, dobbiamo provare a vincere. Poi non dipende solo da te arrivare al primo posto. Lo abbiamo visto l'anno scorso con il Catanzaro. L'anno scorso il Crotone ha fatto un gran campionato a 80 punti, e spesso e volentieri con 80 punti il campionato lo vinci. Poi, se sei nell'anno in cui magari ti ritrovi una un'avversaria che ti butta giù 96 punti, considerando che poi qualche punto il Catanzaro lo perse a fine campionato, perché ormai aveva già stravinto. Quindi, se poi ti ritrovi una squadra nel tuo girone che fa 96, 97, 98, 99 punti, non dipende solo da te l'arrivare al primo posto. Ecco perché questo dobbiamo assolutamente vincere non lo condivido. Dobbiamo assolutamente provare a dare il meglio ogni partita, e poi a fine campionato si tirano, per così dire, le somme. Sarà uno dei campionati più competitivi degli ultimi 4 anni. Catania, Crotone, Avellino e Benevento hanno fatto e hanno costruito 4 organici veramente importante, ma noi credo che dal punto di vista comunque tecnico, anche con l'inserimento ora di Silvestri, ragazzi, il colpo di Silvestri ieri last minutes è un colpo molto importante in fase difensiva. Silvestri è un vero e proprio pilastro, ora non l'ho seguito negli ultimi 2 anni, ma questo è un colpo veramente importante anche per rafforzare il, diciamo così, la difesa. Arriverà probabilmente un centrocampista nel mercato degli svincolati che aumenterà anche la competitività al centrocampo, quindi ragazzi sono molto molto fiducioso. E se torniamo alla partita di ieri, ho visto dei giocatori che mi hanno sorpreso veramente veramente tanto. Chirico, lo dicevo prima, è il giocatore che dal punto di vista tecnico innalza il livello dell'attacco del Catania. Forse si è un po' intestardito troppo, a mio avviso, per la troppa voglia di voler incidere in questa partita. Lui ovviamente da ex voleva marcare, per così dire, il tabellino. In qualche circostanza si è intestardito nel tirare quando aveva la sovrapposizione comunque di Rapisarda, o l'inserimento da parte del centrocampista, da parte dell'attaccante, però ha giocato un'ottima partita. Lo stesso Rapisarda, che non era meglio, a mio avviso ha fatto un ottimo primo tempo. Mi ha sorpreso tanto la partita di Rocca nel primo tempo, tanta qualità nel tocco palla, nel far girare comunque il gioco al centrocampo. Mi ha sorpreso veramente tanto il primo tempo da parte di Rocca. Zamarini si è visto un po' meno, anche se poi è stato protagonista dell'azione del gol nel primo tempo. Marsura molto bene, mi è piaciuto veramente tanto come ha interpretato la partita, lo stesso Marsura, lo stesso Mazzotto. Catena di sinistra molto forte lì con Marsura e Mazzotta, altrettanto la catena di destra con Rapisarda quando sarà al meglio al 100%, è lo stesso appunto Chirico. Quindi ho visto, a mio avviso, una squadra che mi ha sorpreso tanto dal punto di vista delle trame di gioco. Poi nel secondo tempo siamo anche un po' calati proprio per i motivi di cui parlavamo prima, ragazzi, poche partite, diciamo così, importanti sulle gambe, anzi nessuna, quindi non potevi replicare nel secondo tempo e tenere quei ritmi che hai tenuto nel secondo tempo, che è tenuto nel primo tempo, anche nel secondo tempo. Quindi il secondo tempo siamo calati un po' dal punto di vista anche dell'intensità. Loro hanno sistemato qualcosa anche con qualche cambio, e nonostante tutto anche nel secondo tempo abbiamo creato dell'azione importante, perché mi ricordo il tiro di Carmine, altra azione partita da sinistra in maniera importante con Mazzotta, Marsura, con lo stesso Di Carmine che con l'esterno lancia Rocca che si invola e poi aspetta Di Carmine che gli fa la sovrapposizione, lo stesso Di Carmine che stop e poi tira di punta in maniera centrale, avrebbe potuto fare qualcosa in più. Quindi nonostante siamo calati nel secondo tempo, abbiamo creato la traversa anche di Chirico, diciamo su calcio di punizione, ricordiamo anche l'incrocio dei pali, diciamo preso così da Rapisarda nel primo tempo. Avevamo già detto del palo dello stesso Zamarini, l'occasione proprio sul finale da parte di Curato su quel calcio d'angolo, il portiere loro d'Alterio veramente è molto molto insicuro ieri nella partita di ieri, anche su quel calcio d'angolo la smanacciata del portiere d'Alterio e Curato che si vede quel pallone anche in maniera inaspettata, perché lì si aspettava che il portiere d'Alterio fermasse quel pallone o che lo buttasse in calcio d'angolo, invece la quasi la svirgola e Curato che se la ritrova praticamente in faccia a 1,5 metri dalla porta. Ragazzi, quel pallone 9 volte su 10 quel pallone entra. Ieri non era la giornata, diciamo così, fortunata, ed infatti la sconfitta è frutto, a mio avviso, di un po' di sfortuna. Loro hanno fatto la partita che dovevano fare, hanno sfruttato, come si dice nel calcio, i gol tocca segnarli e non meritarli, la classica partita che ai punti avrebbe meritato il Catania, ma che comunque per vincerla la palla bisogna buttarla dentro. Loro sono stati più bravi rispetto a noi sotto questo punto di vista, ma sono molto molto fiducioso per il cammino, diciamo, del Catania in questa stagione. Fatemi sapere la vostra nei commenti, cosa vi è sembrato questo Catania di ieri al debutto, se siete fiduciosi anche dopo la sconfitta di ieri, fatemelo sapere nei commenti.
iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!